Siamo tra Rodacchino e Silià, sulla parte più alta del percorso, e abbiamo due macchine davanti, vediamo un po'. Ah, un gregge di pecore in mezzo alla strada proprio. Beh, questa è la prima volta che ci capita proprio di avere le pecore così che rompono le scatole. Poi non è che c'è il cane che le fa spostare o il pastore. Stavolta l'ora e basta. Dico, noi siamo qua, siamo andati prima di voi, siamo qua tutto l'anno, non pretendete che ci spostiamo per voi quattro turisti dal cavolo che venite qua solo d'estate. Noi viviamo qua 24 ore, quello lì però è stato un po' troppo sotto con la, per far passare con la BMW, ti sembra? Sì, sì, sì. Se è furbo si ferma, dopo che di là si ferma. Dai, però andiamo più avanti qua, se quelli là si fermano per vedere le pecore. Questo qua almeno ha messo fuori la freccia. Sì, perché l'altro no, vuole stare dietro le pecore finché arriviamo a Silià. No. Okay. Sì, però anche quella dall'altro lato mi piace vedere le pecore, quanto pare. Quante ne ammettiamo? Adesso ne mettiamo una. No, tante le mangiamo stasera, magari al ristorante. Ce la stiriamo. E quante che ce ne sono? Sì, che vanno là da sole e via. Ci sarà il cane da qualche parte, un pastore? Che... No, non lo vedo. Ma non ci andare a spasso. C'è questa qui davanti che si è spostata di qua e tutte la seguono. Va bene, riprendiamo il nostro percorso. Niente, chiudo qua. Tanto questo pezzo qua l'abbiamo già forse anche filmato. Comunque è un pezzo bello questo qua di questa storia.